Bomber, siccome vi è piaciuto tanto il video che ho fatto con Chef Emanuele de Gio Carbonara d'Avellino, oggi l'ho rinvitato un'altra volta a farmi un piatto romano. Da come dice, su sto piatto è veramente bravo. Adesso vediamo se ha continuato a studiare veramente e poi supera sto esame di laurea. Chef Emanuele, che me fai de romano? Ti faccio la cacio e pepe, però tu mi fai assaggiare la tua. No, io non ti faccio assaggiare la mia cacio e pepe, io ti faccio un antipastino solo per sgrassare, sempre a base di cacio e pepe. Sta bene. Sta bene, sì. Dai, andiamo a cucinare. Ingredienti della cacio e pepe di Gio Carbonara: tonnarello, pecorino e il nostro pepe. Ingredienti per il mio antipastino cacio e pepe: patata. Per prima cosa, assaggiare con tutta la terra se è fresca. Se la terra è buona, è fresca pure la patata. A firma mia. Il pecorino. Il quarto d'ora di pepe. Per prima cosa, che devi fare? Più convinto. Qua dobbiamo ancora un pochettino studiare. Però, senti che cacio e pepe ti faccio ora, e mi dirai. Adesso mettiamo un po' d'acqua di cottura dentro la padella. Pepe. King, un quarto d'ora va bene? Un quarto d'ora. Adesso, come il buon Tom mi insegna, pecorino, brodo di pepe e via di mini pipe. Mini pipe. Adesso brodo di pepe. Lo sapete perché la cacio e pepe se fa col mini piper? Mini piper. Andatevela a cercare sul dizionario. Comunque, perché in tanti mi avete scritto: Bomber, quando metter pecorino me se caglia, me se sfilaccia tutto. E te credo, non capite che la dovete tirare fuori dal fuoco, mettere il pecorino, lasciala raffreddare per 30 secondi, un minuto, prima di mettere il pecorino, così quando la salti viene perfetta. Con questo giochetto qua non c'hai problemi. Questo tipo di pecorino, una volta che l'hai frullato col mini piper, hai spaccato tutte le molecole del pecorino, quindi lo puoi mettere tranquillamente anche in cottura della pasta. Non te fila, c'è una cosa scientifica che hanno scritto su tutti i libri della scienza. Se andate a cercare, chi è il numero uno è Tommy al cuoco, e là te lo spiega. Buttiamo la pasta. La pasta è pronta, la andiamo a scolare. Pepe, adesso la saltiamo, la risottiamo un po', e ora crema al pecorino. Andiamo all'impiattamento. Vai! Hai capito, Gio Carbonara? Vediamo con il pecorino e il quarto d'ora di pepe. La preparazione è stata fatta bene. Monna massaggio e vedremo com'è. Sono veramente soddisfatto di sto piatto. Quello che mi avevi detto era vero. È buona, buona, buona. Hai studiato, esame superato. E bravo Gio Carbonara. Grazie, chef. E dopo aver assaggiato sta cacio e pepe di Gio Carbonara, andiamo a fare uno sfizietto, l'antipasto mio, sempre cacio e pepe. Ho messo a mollo le patate, dopo sbucciate con acqua fredda e bicarbonato. Sapete già perché? Perché sono numero uno. Le ributtate dentro perché l'avete toccato con se mani zozze che non vi siete lavati. Io mi sono pure affettato. Sentivo dei miacolecci di fuori. Mi sono distratto e mi sono tagliato. Queste patate le dovete tagliare a fiammifero. Mo faccio la crema pure io. Oddio, è acqua bollente. Si caglia. Speriamo di no. Che gatti che siete. Oh, questo è il suono della scienza, Ma mica lo sapevo che si montava pure il pecorino, non solo la panna. Mettiamo il quarto d'ora di pepe.
Mettiamo un filo d'olio per friggere. In tanti, per capire se l'olio è caldo, mettono la patata. Se frigge, l'olio è caldo. È caldo, frigge. Se volete sapere quant'è il tempo di cottura di una patata fritta però fresca, guardatele, se sono dorate vuol dire che sono pronte. L'unica cosa che dovete sapere è che con la patata fresca l'olio deve stare 180/190, non di più, altrimenti le bruciate. Questo vuol dire cucina a sentimento. Lo vedete come si coloriscono? Devono diventare color Rolex. Decidete voi qual è il colore più bello. Dai, bomber, è ora di scolà. Anche perché io lo dico sempre, un filino, non esagerate con l'olio. Un pizzico di sale. E andiamo a piattare. Oggi ho voluto fare un piatto stellato grosso e con due patate dentro, ma mo c'è la seconda parte che non è più tanto stellato. Crema di cacio e pepe su delle patatine fritte. Tommy il cuoco. Andiamo con sto pepe. Non ci serviva, il piatto è finito. Mo assaggiale tu, vai. Mo tocca a te. Grazie, bomber. Ottima, chef. Ma perché mi stai insultando? Cioè, tu mi chiami a me chef? Ah, bambino, io sono Tommy il cuoco. Per King. Lasci perdere sti chef. Mo te dico pure io come so. So. E come so? Come so? Sei il numero uno. Che devo fare? C'ho sta responsabilità. Mo che hai studiato, mettile sul menù del Gio Carbonara. Poi passo a sorpresa e vengo a vedere se le fai come sono state fatte qua. Ok, Tommy. Allora ti aspetto. Bomber, se vediamo a Ravellino. Ti aspettiamo. Alla prossima ricetta, Bomber.